Suonare la musica dei Pink Floyd significa suonare una musica senza tempo e senza spazio. Significa calarsi non solo nelle note musicali dei musicisti inglesi, vuol dire suonare un'atmosfera, vuol dire rendere con le note quelle atmosfere siderali che avvolgono l'ascoltatore in una dimensione unica e lisergica. Non si possono suonare i brani dei Pink Floyd solo con le mani. Non si possono suonare se non si sono vissute almeno una volta nella propria vita delle sensazioni oniriche generate dalle note della band britannica. La storia dei Sid Floyd nasce da tutto questo. Quante serate trascorse in auto con gli amici ad ascoltare i nastri dei Pink Floyd, osservando un paesaggio, un tramonto, un edificio in puro stile post-industriale. I Pink Floyd, devo dire la verità, quasi con vergogna, insomma, li ho scoperti molto molto tardi, perché li avevo scoperti una prima volta quasi in tempo reale. Credo che fossero le scuole medie, mi prestarono una cassetta, credo fosse Wish You Were Here, ma confesso, francamente mi piaceva molto poco, per cui devo dire la verità, i Pink Floyd realmente li ho scoperti credo circa un 20 anni dopo, perché comunque non era una musica che gradivo molto. Io amavo ovviamente sì la musica inglese, il progressive, diciamo molto i gruppi anni 70, ma francamente diciamo ero molto più indirizzato su i Genesis, sui King Crimson, sugli Yes. Avevo un ascolto più di questo tipo. Pink Floyd forse li sottovalutavo un po', perché magari erano degli anni in cui eravamo ragazzi e quindi si preferiva una musica che forse apparentemente sembrava strutturata in maniera più articolata dei Pink Floyd. Il primo impatto con i Pink Floyd fu nell'89. Mi ricordo che facevo le scuole medie, credo, non ricordo, comunque ero piccolo, e mi ricordo che una sera andai a sentire il concerto del primo maggio, una delle prime edizioni del concertone del primo maggio di San Giovanni a Roma, e andammo con dei compagni di scuola. Ricordo chiaramente di aver sentito una bella serata, bella musica. Poi, tornando a casa, accendendo la TV, ascoltai una musica diversa, una musica totalmente diversa da quello che avevo ascoltato in precedenza, una musica mai sentita. Erano i Pink Floyd, e in quel periodo erano impegnati in un grandissimo tour, che era il Momentary Lapse Tour. Beh, io da quel momento mi bastarono veramente pochi minuti per capire che la mia musica non sarebbe mai stata quella del primo maggio. Personalmente ho sempre amato la musica dei Pink Floyd, secondo me i loro suoni sono affascinanti. Richard Wright è un tastierista che ha insegnato a generazioni di musicisti, quindi è rimasto nella storia.
diciamo che i Pink Floyd in realtà erano rimasti fino ai 18 anni una mia lacuna nella mia cultura musicale. È stata una storia d'amore che mi ha indirizzato verso questo gruppo, una persona che me li ha fatti conoscere, e appena ho ascoltato Dark Side of the Moon ho pensato: ah, possibile che una musica così adatta alla mia anima io non sapessi neanche che esisteva? E quindi è stato amore a primo ascolto, diciamo. E dopodiché sono andata anche in giro per l'Europa a seguire concerti solisti di Gilmore e di Waters, ho collaborato con varie tribute band e ogni volta è un'emozione nuova salire sul palco e cantare quei splendidi brani. Non saprei dire con certezza quando ho scoperto Pink Floyd, li ho sempre ascoltati. Credo che abbiano composto la loro musica mossi da una sete di ricerca di interiorità, quindi proprio questa affinità l'ho riscontrata e grazie a questa cosa sono riuscito ad andare in acque molto profonde dell'interiorità, e grazie a loro è stato come avere una lanterna in mano e scoprire queste zone. C'erano dei miei compagni che già li ascoltavano e mi sono innamorata di questa musica, e particolarmente mi piaceva The Dark Side of the Moon. E già, insomma, sì, a 16 anni, sentendoli, insomma, fui presa dal desiderio di poter eseguire prima o poi nella mia vita The Great Gig in the Sky. Il sax dei Pink Floyd non è mai casuale, è sempre nel posto giusto, al momento giusto soprattutto. Io ammiro molto il sassofonista dei Pink Floyd, un session man molto bravo, Dick Perry. Lui non è mai banale nel suo modo di suonare, perché interpreta tutto quello che loro vogliono, far uscire con il suo sassofono. E la cosa importante, l'aspetto importante di questo musicista è il cuore. E se io solamente avessi l'opportunità e sapessi interpretare come interpreta lui i suoi pezzi di sassofono, anche un quarto di questo sentimento da far arrivare al pubblico, per me sarebbe il coronamento di un sogno. L'essere musicista è la cosa più bella. Quante volte Marco Tribuzio insieme a Fabio Castaldi e Maurizio Roca avevano pensato a quanto sarebbe stato bello poter anche solo una volta portare in scena quei brani. Eravamo alla fine degli anni 90, gli anni che avevano visto i Pink Floyd tornare sulle scene anche se per un breve periodo, quando nella mente di Marco e Fabio nacque un vago e confuso progetto che da lì a qualche anno avrebbe portato alla nascita ufficiale dei Sid Floyd. Era una sfida molto impegnativa, ma allo stesso tempo avvincente. Musiche, atmosfere, tappeti e muri sonori, armonie celestiali. Tutto questo aspettava Marco e Fabio per realizzare il loro sogno. Ho deciso di affrontare questa cosa dei Pink Floyd, questo suonarli, credo attorno al 1994-95, proprio insieme a Fabio Castaldi, che all'epoca era un ragazzo che veniva a scuola da me,
e avevamo un po' condiviso insieme questo spirito di fare Pink Floyd, soprattutto ci piaceva molto l'atmosfera di The Wall, quelle atmosfere di The Wall. E infatti in quegli anni creammo così un The Wall insieme, molto embrionale, insieme ad altri due amici con cui allora suonavamo in un gruppo di musica originale, tra l'altro. E da lì in poi in qualche modo un po' è nata questa volontà di suonare i Pink Floyd, fin tanto che da lì a qualche anno, quindi diciamo attorno alla fine degli anni 90, abbiamo pensato di creare questo gruppo. Solo nell'estate del 1999 il progetto Sid Floyd avrebbe spiccato il volo, anche se in una forma ancora embrionale. I due decisero di coinvolgere nella loro avventura Maurizio Roca, amico di Marco Tribuzio da molti anni e sicuro amante del progetto nascente. La prima serata che abbiamo fatto dei Sid Floyd la ricordo, diciamo, benissimo, perché fu una serata bellissima, perché molto vera, molto genuina. La facemmo in un centro sociale e devo dire che la nostra ricompensa fu quella di mangiare un piatto di pasta. E sinceramente la ricordo sempre con grande tenerezza, ma allo stesso tempo con grande entusiasmo. Quella fu la prima, e da lì in poi per circa 3 anni grosso modo macinammo serate che ci portarono fino a fare un numero consistente un po' in tutta Italia.